Allora ragazzi, prima dell'inizio di questo video vi rubo giusto 30 secondi per chiedervi un favore. Ragazzi, in tantissimi avete chiesto il ritorno di questa serie. Anche a me personalmente mancava vedere i vostri mondi. In questo episodio vi farò vedere solo due mondi, purtroppo ragazzi, perché il secondo è abbastanza grosso e ci ho messo un po' a girarlo tutto e probabilmente avrò saltato anche delle parti, ma non è questo che volevo chiedervi. Ragazzi, per favore datemi una mano a supportare questa serie in modo che più gente possibile possa vederla e possa avere, diciamo, la possibilità di inviarmi il mondo e di farlo vedere all'interno di un video. Quindi ragazzi, raggiungiamo 3000 like per il ritorno di questa serie. So che ce la possiamo fare tutti insieme, siamo fortissimi. Più di una volta mi avete fatto vedere che riusciamo ad arrivare anche a 5000 like in video che volete che vengano spammati su YouTube. Non mi dilungo ulteriormente e buona visione. Ragazzi, sono Zanzo, bentornati sul mio canale. Oggi siamo nel settimo episodio del mondo dell'iscritto, ragazzi. Ebbene sì, finalmente questa serie che in tantissimi mi chiedevate nei commenti di tutti i video di Minecraft è tornata e tornerà con frequenza. Quindi per tutti i nuovi arrivati che non sapessero cos'è il mondo dell'iscritto, vi spiego velocemente il regolamento. Il mondo dell'iscritto sono delle mappe, delle copie, dei backup di mappe vostre che voi mi mandate, quindi io non rovino il mondo di nessuno, mettiamolo subito in chiaro, perché voi mi passate una copia del vostro mondo via mail, io la carico in locale da me e la gioco. Quindi anche se rompo le cose, ragazzi, non preoccupatevi, pertanto chi mi manda il mondo, la sua versione ce l'ha. Ok, quindi io non sto rovinando il mondo di nessuno. Per inviarmi il mondo vi basterà caricarlo su Mega, su RapidShare, su un qualsiasi comunque sito di trasferimento dati e inviarmi il link per il download all'indirizzo email che apparirà qua e che troverete in descrizione. Ragazzi, dal prossimo episodio vi chiedo, per tutti quelli che hanno un canale YouTube, di scrivermelo tranquillamente all'interno dell'email, in modo che poi io in descrizione andrò a inserire direttamente il vostro canale e non più il download della mappa. Perché non metto più il download della mappa? Perché ragazzi, ci sono delle mappe che sono veramente gigantesche, rimettere, ricaricarle sul mio Mega per poi rimettervi il download a voi è da fuori di testa. Allora, oggi iniziamo soft con un mondo che non dovrebbe essere troppo grosso in base alle dimensioni del salvataggio, ed è il mondo del nostro amico Mark. E vediamo, allora, questa qua dovrebbe essere casa sua dove sono spawnato. Ok, qua ci sono un tavolino fatto con i pistoni, con le torte. Qua c'è una spada di diamante così a random. Allora, visto che questa dovrebbe essere all'incirca tutta casa tua, non dovrebbero esserci altre cose, a meno che non ci siano dei passaggi segreti o roba del genere, ma non ho idea, usciamo di casa. Allora, vediamo. Farm di scheletri qua a destra, invece qua a sinistra cosa c'è? Segui il sentiero, vedete ragazzi, poi se mi scrivete anche i cartelli nel vostro mondo, io più facilmente riesco a trovare le varie zone, no? Quindi farm di scheletri dovrebbe essere teoricamente di qua, seguendo il sentiero. Ok, vediamo, sì, la classica farm di scheletri, poi si va qua dentro per attivarla, perfetto. Perfetto, ok. Adesso torniamo verso casa sua e vediamo un attimo. Questa qua è la torre. Ok, questa è casa tua, la torre da dove sono salito. Perfetto. Seguiamo il sentiero dalla parte opposta adesso. Ok, seguiamo il sentiero di qua, vediamo dove ci condurrà. What? What the fuck? Cos'è sta cosa? Allora, se è tipo il bug che c'era anche nelle versioni vecchie quando potevi fare il falò, probabilmente lo ricostruirò anche nel mio mondo perché è fantastico. La madonna, che cos'è sta roba? Gigantissima. Guarda cos'è grossa, cos'è un castello? Vabbè. Mi sa che ti piacciono ste sorte di fontanelle. Questa è una sorta di magazzino, mi vorrebbe a dire. Sì, chest normalissime, una sorta di mini magazzino. Ah, ok, è proprio il magazzino questo. Qua c'è le illuminazioni, qua, bello, 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 bravi, bravi. Quando fate i magazzini così, belli organizzati, mi piacete un sacco. Qua si sale al secondo piano. Ok, questa è un... ricorda molto le torri degli iscritti di Surry. Ditemi se sbaglio, questo dovrebbe essere una sorta di o torre di avvistamento o tipo dei cannoni, sembrerebbero. Sì, sono dei cannoni, vedete, questa qua è tipo la ruota. Qua a sinistra cosa c'è? Cavallo, farm di ferro e il mulino. La madonna, cos'è quella roba là gigante? Ragazzi, allora, questa classica farm di ferro, vabbè, tu l'hai rivisitata un po' usando il quarzo, eccetera. C'è il legno per costruirla, là c'è il mulino, bello, andiamo a vedere.
Figo il mulino, dai, raga, bello con tutto il grano intorno. Eh sì, figo un bel po'. Potrei costruirlo anche nella mia serie, attenzione. Potrei rubare l'idea a un iscritto. Oddio, Zanzo, copi gli iscritti XD. E qua si esce. Bello sto mulino, mi piace, sì, è fatto molto bene. Ricorda proprio tipo i classici mulini, vedete, in mezzo al grano. Poi immaginatevelo il grano tutto coltivato, cosa sarebbe figo. Bello, 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 bello. Qua c'è il cavallo, I thinks. Ok, il cavallo scheletro, infame, io non ce l'ho ancora, ma prima o poi riuscirò ad avercelo. Qua, in teoria, si salirebbe di qua. Ok, questo è... Dottor Mark, solo con prenotazione, autorizzazione e la costruzione. What the fuck? Ah, è tipo il tuo studio. LOL. Spettacolo. Si è fatto uno studio scavato nella montagna. Ecco, sta birch qua non mi piace molto. Avrei sostituita con un legno più scuro. È un'idea mia, ragazzi. Poi sapete che io uso la cobblestone e il legno scuro, il legno di quercia per fare le costruzioni e basta. Questa cosa gigante cos'è? È tipo, sembra una torre radio dei Pokémon. Bella la mappa messa qua sopra. Ah, da qua si vede praticamente tipo tutto il mondo, vedete? La torre d'avvistamento radio. Ok, qua. È figo, minchia, benissimo. Guardate qua, raga. Cioè tu arrivi qua in alto, poi da qua in alto puoi lanciarti con l'elitria. Anzi, fammela prendere. Bella raga, sto tornando. 130, si vola. Martin Garrix. Bene, guardate raga. E potete girare tutto il mondo. Guardate che figo. Questo cos'è? Ah, vedete, vedete che c'erano i command block? Vedete che allora non sono io un decerebrato? Sapevo che c'erano i command block. Yeah! Allora, dovrei... teoricamente aver visto tutto. Beh, ci sta, dai, è figo come mondo, bello. Quel mulino là mi piace un sacco, veramente, bravo. Non dovrebbero esserci altre costruzioni, teoricamente, fammi vedere qua bene dall'alto. E non ho visto il portale del Nether, non l'ho trovato. Sicuramente non ho guardato bene io da tutte le parti. Però il portale del Nether non l'ho trovato, probabilmente sarà in casa direttamente, non lo so, non ho idea. Adesso, ragazzi, passiamo al prossimo mondo, che in base alle dimensioni del download dovrebbe essere abbastanza grosso. Ok ragazzi, allora siamo adesso nel mondo di Rui, che è scritto R-U-Y, dovrebbe essere scritto, ragazzi. Questo è definitivamente il mondo al momento più grosso che io abbia mai scaricato, perché sono 250 mega di salvataggio, ragazzi. È qualcosa di gigantesco questo mondo. Oddio, oddio, bello quando ti avvicini al beacon che prendi la velocità. Farm di ferro dovrebbe essere funzionante, credo. Qua c'è una coltivazione di verruca del Nether. Sì, 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 è funzionante. Vedete, è all'opera in questo preciso istante. Perché piove ancora? Mamma mia. Ok, ho fatto smettere di piovere. Adesso ci pigliamo un letto. Facciamo venire il giorno, almeno non piove più e soprattutto almeno c'è il giorno. È inutile fare il set time se poi dopo ritorna subito la notte. Allora, vediamo, questo è a forma di tramoggia sta cosa. Ah ok, è una farm di cactus, vediamo se è la classica farm di cactus con sopra il vetro. Ok, non l'ha fatta con sopra il vetro, l'ha fatta con la cobblestone, però vabbè. Sì, è la classica farm di cactus, normalissima, bella la forma, ricorda una tramoggia. Bello sta cosa che ricorda proprio la costruzione del Nether, una cascata di lava e la farm di verruche del Nether. Questa è una sorta di tempietto con... Cosa ho visto lì in alto? Ah, un altro beacon, mi sa. È una sorta di tempietto con all'interno il beacon. Credo che qua si vada giù nella miniera, credo. Ok, questa qua è una farm di alberi. Queste qua è farm di grano. E questa potrebbe essere una sorta di magazzino. Ok, qua si va sotto. Sì, è un magazzino, ragazzi. Sì, 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 è un magazzino a tutti gli effetti. Ok, qua si va anche al piano di sopra. Ah, la pecora Jeb. Ok, era rinchiuso Jeb qua di sopra. Qua in mezzo ci sta una bella armatura di diamantozzi. Fatta bene. Bello quando aggiungete questi dettagli al mondo. Non fate come me che non aggiungo mai dettagli. Qua c'è il fungo di Super Mario, perché questa sarà una farm di funghi. E infatti è una farm di funghi automatica. Questa è la farm di rotaie. E la madonna, cos'è quella cosa lì gigante, gigantesca. Questa è una casetta che va sotto. Ah, bello, bello. Una casetta che ti porta giù nel canyon. Ci sta, molto bello, figo. Quindi praticamente questa è una sorta di campeggio, giusto? Da quello che ho capito. Una sorta di accampamento, ecco. Delle tende, questo va il fuoco. E la... non so cosa sia.
Però vabbè, c'è dell'acqua. Ok, lì vedo qualcosa costruito in legno, come se fosse tipo un porticciolo. E infatti c'è la barca. Belle, queste cose fatte così sono troppo belle, minchia. Sono tipo nelle adventure map ci sono sempre queste cose, bellissimo. Bella sta casa costruita nella montagna. Figa, figa, bella, 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 bella. Mi piace, bravissimo, bravissimo. Qua si va sotto e si viene in questa stanza. E non so se c'è qualcosa di nascosto o se è fatta così. No, mi sa che è fatta così. Quindi poi qua si va di sopra. Qua non c'è niente, ci sono i due antri. Qua dentro c'è qualcosa. Nope. Ok, andiamo di qua. Qua ci sono delle chest. E adesso mi sa che c'è da divertirsi qua. Perché qua ancora piove. Madonna, che palle, oh. Allora, qua mi sa che c'è da divertire. Allora, intanto qua c'è qualcosa di scavato nella montagna. Fighissimo, mi piacciono le cose. Ok, qua Nether, dopo ci andiamo. Se mi ricordo, spero. Vedi che c'era qualcosa di nascosto? Ma si attivava in qualche modo? No, non c'era un circuito. Infatti non c'erano pistoni, non vedo pistoni. Quindi teoricamente non c'era un circuito. Ma perché probabilmente qua stai costruendo un'altra zona e l'avevi coperta e basta. Vabbè, ci sta. Allora, andiamo un attimo nel Nether prima che ce lo dimentichiamo come l'ultima volta. Tac, Nether, vediamo se nel Nether è costruito qualcosa. Ok, una base tutta in vetro, wow, sei un pazzo. Ha due uscite. L'erba hai messo? What the fuck? L'erba nel Nether, assurdo, non l'ho mai vista l'erba nel Nether. Ok, qua non so dove si vada, ma credo che colleghi all'altro tipo portale del land, credo. What? Dove sono uscito? Sono uscito da un'altra parte. Casa bianca, monorotaia per land. Wow. Wow, raga. Wow. Spettacolo. Questa è come se fosse tipo la base di partenza dove partono tutte le rotaie. Qua c'è il bunker dei minatori. Mr. Snowman. Ciao, piccolo. Ok, adesso, quindi io voglio tornare alla casa bianca. Allora, ci mettiamo sopra. Tip. Stazione nord, casa bianca, binario 1T. Questo è tutto quarzo? Madonna, un folle sei. Ok, questo dovrebbe essere l'ingresso, teoricamente. Noi arriviamo da qua, ok. Wow. Quanto cazzo di quarzo hai scavato? Là c'è... Oh, la testa del drago, bella, bella, bella. Ci schiaccio? What? Non lo sapevo che puoi farla parlare. Allora, hai scritto quanto materiale hai utilizzato per farlo. 342 e mezzo stack di quarzo. Per un totale di 21.920 blocchettini di quarzo. Per un totale di 5.480 di blocchi di quarzo vari. Sei un pazzo. Sei un pazzo. Un pazzo, ma nello stesso tempo sei un genio. È assurda sta casa. Ok, qua al primo piano abbiamo visitato tutto. Dobbiamo salire. Saliamo al secondo piano. Allora, secondo piano. Altra stanza. Bello, dove c'è l'uovo di drago. Ulla madonna, guarda qua. Grazio. Ah no, Orazio, grazie, ho letto. Stanza Cappuccino News. Questa qua è la sala centrale. Minchia, il presidente degli Stati Uniti. La sala ovale, ragazzi, siamo finiti nella sala ovale. Che onore, siamo nella sala ovale. C'è il presidente degli Stati Uniti, cosa mi dà di bello? Uno smeraldo merdoso e basta. Bella, però non lo so, io preferisco costruzioni un po' più piccole. Cioè, è spettacolare da vedere, perché ragazzi non potete dir di no. È bellissima. Avrei preferito cose un po' più piccole. Cioè, io preferisco personalmente nel mio mondo cose un po' più piccole, perché almeno se devo cercare delle cose le trovo subito e a posto. Teoricamente mi verrebbe a dire che il mondo è... Ah no, là dietro c'è un mulino. Non l'avevo visto, scusate. Pecore colorate. Ah, stecca, eccole là. Oh, i cavalli. L'asino, l'asino, anch'io lo voglio, l'asino, come si fa? Come si fa? Lolli lullo. Cos'è, una sorta di farm gigante di mucche? Una bella farmozza di mucche, gigante. Ci sta come mondo comunque, bello minchia. Poi ho costruito tutto nell'Extreme Hills, credo. Sono Extreme Hills. Sì, ok. Che è uno dei miei biomi preferiti, tra l'altro. Tutto costruito nelle montagne, perché mi ricorda un botto Signore degli Anelli, a me io. Adoro Signore degli Anelli, sono un fan sfegatato del Signore degli Anelli. Questa che sembra che sorregge le montagne. Le montagne Gandalf. Perfetto ragazzi, questo settimo episodio della serie Il Mondo dell'Iscritto termina qua. Vi ricordo ragazzi che se volete partecipare a questa serie, naturalmente c'è un po' di lista d'attesa, perché è un po' che non facevo questa serie. Naturalmente ragazzi cercherò in ogni episodio di farvi vedere qualcosa un po' di diverso uno dall'altro. Cioè, se ci sono dei mondi magari piccolini dove c'è una casa e basta, probabilmente li salterò. Quindi non arrabbiatevi se non vedete subito il vostro mondo. Magari miglioratelo e rimandatemelo anche più volte. Per me non è un problema, tanto io ho la lista segnata delle persone che mi hanno mandato il loro mondo, e quindi so
chi far vedere o chi ho già fatto vedere, eccetera, eccetera. Quindi io ringrazio ancora Mark e Rui per avermi mandato i loro mondi. Purtroppo avrei voluto far vedere un terzo, ma questo mondo è stato abbastanza grosso e la registrazione è durata abbastanza, quindi accontentatevi di questi due mondi. Magari nel prossimo episodio porteremo tre mondi e non solo due. Lasciate un bel mi piace per il ritorno di questa serie, un bel commento qua sotto scrivendo cosa ne pensate. Naturalmente ragazzi, non insultate la gente che fa questi mondi, perché tanto io i commenti li leggo tutti e se trovo degli insulti elimino semplicemente il commento, quindi non perdete tempo a scrivere delle cazzate e basta, scrivete cose piuttosto costruttive. Iscrivetevi al canale se ancora avete fatto, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Qui da Zanzo è tutto, un bel saluto e